16 febbraio 1926. Muore esule a Parigi Piero Gobetti. Nato a Torino il 19 giugno 1901, è ancora giovane studente, promotore della rivista culturale Energie Nuove. Esponente della sinistra liberale progressista, estimatore di Antonio Gramsci, si avvicina al proletariato torinese, divenendo attivo antifascista. Nel 1922 promuove la nascita della rivista Rivoluzione Liberale, che diventa presto il principale centro di opposizione al fascismo di area liberale. Mi si riferisce che noto Gobetti sia stato recentemente a Parigi e che oggi sia a Sicilia. Stop. Prego informarmi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita a questo insulso oppositore governo e fascismo. Nel settembre del 1925 viene aggredito e duramente percosso da squadristi fascisti e per questo si vede costretto a emigrare in Francia. Piero Gobetti è una figura essenziale nella storia dell'antifascismo italiano. Muore giovanissimo, a soli 25 anni, a Parigi, esule nel 1926. Ma nonostante la giovanissima età, la sua impronta come esule, ma soprattutto come editore e come autore della Rivoluzione Liberale, resterà indelebile nella storia del nostro paese. Torinese, figlio di una famiglia contadina, si iscrive a giurisprudenza, incontra Salvemini, non aderisce alle teorie socialiste, però il suo punto di riferimento resta il risorgimento con le sue figure più alte e più nobili. Viene aggredito da squadre fasciste del 24, nonostante tutto con la sua casa editrice riesce a pubblicare molti libri, tra i quali Ossi di seppia, fondamentale nella storia della poesia italiana, a firma di Eugenio Montale. Esule a Parigi, muore anche per le conseguenze delle ferite riportate nell'aggressione avvenuta qualche anno prima a Torino. Per interessamento di Sergio Solmi, Giacomo De Benedetti e Cesare Vicolo Dovici, il libro fu presentato a Piero Gobetti, che lo stampò nel 1925. L'incontro con Gobetti era stato preceduto da uno scambio di cartoline, perché lui aveva avuto da Cesare Dovici questo manoscritto di poesie, non so se dattilo scritto o manoscritto, e ci eravamo scambiati delle cartoline. Poi andai a trovarlo a Torino in via Fabro e suonai, e venne ad aprirmi un giovane, molto giovane, quasi imberbe, occhialuto, così. Pensavo che fosse qualcun altro, non dico un servitore, perché Gobetti non poteva averne, ma dico qualche amico di famiglia. Invece era proprio lui. Parlammo, non ricordo di che cosa, e lui mi disse, mi confermò che avrebbe pubblicato il libro, e poi ci lasciammo. In seguito ci fu una breve corrispondenza. Poi venne a Genova perché lasciava l'Italia per le note ragioni politiche. Lo accompagnai alla stazione, ricordo che ci abbracciammo e lui prese un posto in terza classe, perché allora esisteva la terza classe, e dopo pochi giorni, leggendo il giornale, ebbi la notizia che era morto così, di morte, diciamo, non del tutto naturale, sì, ma non del tutto spontanea, perché aveva avuto molte bastonate precedentemente per le sue dei fascisti, sì, per le sue opinioni politiche.